Ciao Marti, guarda, mi sono rotto il ginocchio. Porca puttana. Pensavo di essere ancora lì. Vabbè, ma dimentichiamo quest'incubo. Andiamo a farci un caffè. Certo che ragazzi, sta roba era proprio reale, eh. Vabbè dai, speriamo di non dover più fare o ricevere chiamate del genere. Pronto? Ciao! No, no, dimmi, dimmi, figurati. Sì. Come fuori squadra? Ah, così. Ok. Ho capito. Va bene. Ciao ciao. Facciamo chiarezza. Eccoci. Allora, facciamo chiarezza. Partiamo dal presupposto che quando ho montato quella parte di video ero parecchio arrabbiato. Parecchio arrabbiato perché mi era arrivata questa notizia che mai avrei pensato di ricevere in carriera per come sono io, per i rapporti che ho instaurato, dove sono andato sempre. Poi per fortuna è passato un po' di tempo, ho avuto modo di stare un po' per i cavoli miei. Mi trovo in una situazione strana, molto particolare, estremamente inaspettata, però appunto sono sereno perché poi a bocce ferme ho analizzato un pochino la situazione e posso dire che io sono a posto con me stesso, sono a posto dal punto di vista umano, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista professionale. Io quello che potevo fare per sistemare questa situazione che si è creata, l'ho fatto, e quindi ho dovuto prendere atto di questa cosa e ricrearmi una quotidianità. Sinceramente pensavo che la parte più difficile del mio percorso di rientro dal crociato fosse superata col rientro in campo, e invece mi sono trovato in una situazione forse più difficile. Dico forse perché chiaramente l'infortunio è una cosa importante. Però è una cosa di campo e quindi bene o male si gestisce. Invece questa è una parte molto delicata, una parte più mentale sicuramente, perché in questo momento non sto giocando e rientrando in infortunio non è il massimo. Quando rientra in infortunio c'è bisogno di ritrovare fiducia, ritmo partita, che non arriva schioccando le dita e non arriva nell'immediato rientro in campo. Ci vogliono ancora un pochino di mesi, è molto soggettivo, però diciamo che dal rientro all'essere veramente a regime passano ancora 2 o 3 mesi, e io questo tempo l'avrei trovato all'interno di un gruppo, all'interno di una realtà competitiva, e invece in questo momento mi ritrovo a dovermi rimettere in forma praticamente da solo. Devo dire che mentalmente è tosto, il mio obiettivo è quello di farmi entrare pronto in qualsiasi momento. Quello che però posso dire, come detto poco fa, è che io sono a posto con me stesso. Sono molto orgoglioso di come la sto gestendo, sono molto orgoglioso delle mie scelte. Ovviamente anche dopo quello che è successo ci sono state situazioni in cui ho avuto l'occasione di trovare una squadra, però qui a Fabriano ho una situazione da proteggere, è una situazione da gestire, extra basket, e quindi penso che ci siano alcune priorità. Il basket è il mio lavoro, la famiglia però è un'altra cosa, quindi in questo momento sono fermo, mi alleno da solo, faccio un gran mazzo e poi vedremo come andrà a finire.
La cosa positiva di questo momento è che sono riuscito a lavorare ad altri progetti personali e a ritagliarmi del tempo con la mia famiglia diverso dal solito, soprattutto nei weekend, dove di solito giocavo. Tutto bene? Ben giro e via che si va. Un saluto. L'importanza di staccare la testa e dedicarsi ad altro penso sia fondamentale per mantenere una certa serenità e voglia di fare. E il tornare bambini a volte aiuta parecchio. Ok, sono le 3.32 di giovedì 25 gennaio, siamo pronti a fare l'ennesima seduta in solitaria. Palazzetto tutto per me, e io sto sul pezzo, poi si vedrà. Ok, io non so come andrà a finire questa situazione, questo periodo di allenamenti da solo. Sicuramente è una bella rottura di scatole. Però l'importante è rimanere collegati e finché ho un obiettivo a vista non si molla nulla. Non è la prima volta che mi trovo ad allenarmi da solo, per un motivo o per l'altro. Questa però è una situazione estremamente nuova, estremamente inaspettata. Penso di starla affrontando nel migliore dei modi, mantenendo serenità, tranquillità e voglia di fare. Quindi speriamo bene e incrociamo le dita. Chi c'è lì? Bella questa collana, bellissima!